Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi sono qui per un nuovo video recensione dedicato al mondo delle energy drink. Oggi ho qui per voi ragazzi una bevanda unica, rarissima, introvabile, infatti è fuori produzione. Stiamo parlando della Monster Rehab Green, al tè verde, un po' come la Monster Dragon Tea. Vi lascio qua un'immagine, l'ho recensita in passato, mi raccomando andate subito a vederla se ve la siete persa quella recensione, perché sì, ci sono molte cose da guardare, soprattutto da analizzare in questa bevanda, perché voglio capire meglio cosa la differenzia da altre bevande, appunto tè verde, perché si tratta di tè verde sostanzialmente. Quindi, partendo col presupposto che non è frizzante, sono curioso veramente tanto di assaggiarla. Ragazzi, eccola qui in tutto il suo splendore, la Monster Rehab Green Tea. Questa bevanda è davvero molto rara, non viene più prodotta da nessuna parte, per cui avere una lattina è veramente molto difficile. Riuscire a reperirla, soprattutto riuscire a trovarla, neanche online si riesce più ad avere, o comunque se si trova a prezzi abbastanza alti. Io ho avuto la fortuna di prenderla a un prezzo bassissimo, e che dire, veramente il design è standard delle Rehab. Abbiamo questo alone verde che la rende unica, che la differisce da altre bevande, che la cataloga le altre del tipo, quindi una energy drink con tutto rispetto. Tra l'altro è da mezzo litro, 500 ml, e che dire, non possiamo più esitare, dobbiamo assolutamente provare questa bevanda qui. Ragazzi, come sempre ci troviamo qui con un bicchiere. Il profumo è di tè, semplicemente tè verde, perché ripeto è tè verde. Ragazzi, insuperabile. Allora, ovviamente questa bevanda non può essere frizzante, è un tè verde. Si rivela dall'odore qualcosa di molto lavorato, ha un odore che mi ispira parecchio. Per quanto riguarda invece il colore, è molto particolare, è non molto limpida, è un colore torbido, no? Un po' come tutti i tè. Se voi comprate un tè verde in bottiglia e lo versate dentro ad un bicchiere, il risultato è il medesimo. Ha in cima, se la vedete, questa schiumetta, ma non è appunto frizzante, è la schiumetta del tè, perché fatto così dobbiamo provarla. Ragazzi, questa Monster verde è qualcosa di insuperabile, sicuro al 100%. Ragazzi, il profumo è insuperabile, mi piace parecchio, spero che il sapore sia altrettanto sofisticato. Sì, ragazzi, ci siamo, abbiamo un tè verde che è qualcosa di insuperabile, cioè in confronto a tutti gli altri tè verde sta su a un altro livello. Allora, mi fermo un secondo, anche se vorrei bermi tutta la lattina, ma ha un sapore molto complesso, quindi mi devo fermare a descriverla questa bevanda. Cioè, ha un sapore che al palato e alla lingua appare e persiste in maniera molto dolce, quindi una bevanda molto dolce. Ma c'è un ma. Infatti ha una nota molto tostata, abbastanza amara, ma più tostata che amara, che emerge subito dopo il sapore dolce, quindi all'inizio in bocca esplode di dolcezza e piano piano sfuma in questo amaro tostato, più tostato che amaro. Spero che mi seguiate da questo punto di vista, perché spero di farvi intendere in modo più semplice possibile
il gusto di queste bevande. Poi, tra l'altro, anche fresca. Ragazzi, è troppo buona. Troppo, troppo buona. Non esiste tè verde capace di eguagliare questa bevanda. Questo è il tè verde migliore che ho provato in assoluto finora. Oso dire che è meglio della Dragon Tea verde. Cioè, lo oso dire. La Rehab verde, l'abbiamo qua, è meglio della Dragon Tea. Non so se la Monster Dragon Tea ha sostituito questa, probabilmente sì, perché la Monster Dragon Tea, ok, è molto carina, è comunque una bevanda proveniente dagli Stati Uniti, però è comunque reperibile, comunque in giro la si trova. Questa qua invece ormai è fuori produzione, ma devo essere sincero, la preferisco tanto di più rispetto alla Dragon Tea, perché ha questo sapore molto molto più dolce. È dolce e poi sfocia nel sapore effettivo del tè verde con la nota tostata e amara. È molto molto buono, ragazzi. Spero riusciate anche voi a reperire una lattina di questa, anche se purtroppo è molto difficile, però se ne avete l'occasione provatela. Provatela perché è una bevanda insuperabile, ragazzi, è un tè fuori misura. Io, ragazzi, concludo qui questa recensione, spero che vi sia piaciuta, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando supportatemi, perché video così ormai in giro non se ne trovano più. Chi altro vi recensisce la Monster verde? Chi altro va a comprare la Monster più rara, o comunque una Monster molto rara perché ormai è fuori produzione già da tempo, e ve la porta sul canale facendoci una recensione? Trovatelo un altro. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!